un villaggio della salute dove sarà possibile effettuare screening gratuiti al seno, lezioni di yoga e qigong e una passeggiata sportiva di solidarietà alle donne che lottano contro il tumore al seno. Sono gli elementi caratterizzanti della Race for Cure 2024, evento simbolo di come in Italia, che dopo le tappe in Campania, di Napoli, Capua, Avellino e Benevento, approda a Salerno sabato 9 e domenica 10 prossimi. L'evento è stato presentato stamane, 5 novembre, presso la Sala del Gonfalone di Palazzo De Città, alla presenza, tra gli altri, della vice sindaco del comune di Salerno Pachi Memoli, di Daniela Chiariello, referente MCOEN Comitato Campania, e Veronica Carratù, presidente di Noi Donne Soprattutto, associazione che dal 2014 porta avanti sul territorio salernitano l'impegno in materia di prevenzione del tumore al seno e di sostegno ad affrontare la malattia nella sua totalità, con l'obiettivo di alleviare il carico emozionale e le difficoltà legate alla piena ricostruzione dell'identità psicofisica, e che da 2 anni collabora con Come in Italia nell'organizzazione della tappa di Salerno. La Race for the Cure torna con immenso orgoglio a Salerno per il secondo anno. Race for the Cure è l'evento mondiale per la tutela della prevenzione e per la lotta ai tumori femminili, ma soprattutto non è solo la camminata per la cura, è molto di più. È il villaggio della salute, il villaggio della salute ha come protagonista la prevenzione e tutti coloro, associazioni, medici, volontari che quotidianamente sono impegnati nell'ambito della prevenzione. È possibilità per la popolazione di avvicinarsi al villaggio della salute e di chiedere informazioni. È un atto d'amore per se stesse, si concretizza in 2 momenti, conoscenza e consapevolezza. È conoscenza di tutti gli strumenti che sono messi a disposizione delle donne, ecografie, mammografie, in primis l'autopalpazione, che è conoscenza del proprio corpo, ed è anche consapevolezza, cioè un impegno che tutte quante noi, tutte quante le donne devono portare avanti, perché conoscere il proprio corpo, conoscere i campanelli di allarme, i cambiamenti del corpo che richiede, significa avvicinarsi alla prevenzione con più consapevolezza, e laddove magari ci sia la scoperta della malattia è possibile intervenire in maniera mirata e soprattutto meno invasiva. Quindi tutte le donne dovrebbero praticare la prevenzione senza averne paura, ma al contrario, la prevenzione è vita, ed è questo il messaggio che noi vogliamo diffondere. Questi gli appuntamenti: il 9 novembre dalle ore 9 alle ore 18 e domenica 10 novembre dalle ore 9 alle ore 16 gli operatori sanitari attendono gratuitamente le pazienti nel sottopiazza della Concordia presso le postazioni della Carovana della Prevenzione, il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile di Come in Italia, che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. A Salerno sono previste mammografie ed ecografie totalmente gratuite. Il 10 novembre poi alle ore 10 a Piazzetta del Marinaio è prevista la partenza della Race for Cure. Tutto il ricavato delle iscrizioni, sono richiesti 13 euro per iscriversi alla passeggiata, sarà utilizzato da Come in Italia per sostenere 9 campagne di promozione e di screening. Confermata la presenza di 2 imbarcazioni di canottaggio integrato che scenderanno in acqua sul lungomare di Salerno durante la race. Il canottaggio integrato è il progetto che l'associazione Noi Donne Soprattutto svolge a Salerno da 2 anni presso il Circolo Canottieri Irno, progetto nato su idea del Policlinico Universitario Gemelli. E questa è un'iniziativa che ha lo scopo di creare un'opportunità innovativa per far scoprire non solo la nobilissima disciplina del canottaggio, ma soprattutto le molteplici valenze positive ad esse connesse, sia in termini di salute che di esperienza, di condivisione e di aggregazione, oltre ad essere un'occasione concreta per migliorare lo stile di vita durante e dopo i trattamenti oncologici. È straordinario questo momento di prevenzione, direi che è proprio un capolavoro della Come in Italia e Noi Donne Soprattutto ha voluto realizzare qui a Salerno. Oggi la prevenzione sappiamo che è vita, facciamo prevenzione sul tumore al seno, il tumore al colletto, il tumore della tiroide, al tumore, diciamo, dei testicoli, e quindi favoriamo la ricerca scientifica, perché la ricerca scientifica è il motore del progresso dell'umanità.
ma soprattutto associamo alla prevenzione, alla ricerca, anche la solidarietà, che è fratellanza, stando accanto alle donne che in questo momento stanno vivendo un momento particolare di malattia, e soprattutto insegnando ai giovani che la solidarietà fa parte della nostra comunità. Quindi indossiamo tutti domenica la maglia rosa a favore della prevenzione, della protezione, della ricerca scientifica e soprattutto della speranza e della vita.